Oggi siamo alla D come disciplina e con questa parola ti do il benvenuto a questo nuovo audio dell'abecedario gestaltico e che oggi si concentra su questa parola disciplina, una delle parole più, se vuoi, caratteristiche del coaching tradizionale, no? La disciplina e quindi i programmi, darsi anche una, come si dice a Genova, una regagita, cioè mettersi in bolla, è proprio un po' una delle caratteristiche che possiamo associare al coaching, no? L'allenatore che ti dà un protocollo, che ti segue, che ti stimola, che te lo fa rispettare. E tuttavia oggi andremo a esplorare questa parola, come si colora, come si caratterizza, che senso prende nell'ambito del coaching gestaltico, del coaching di ispirazione gestaltica, che come sappiamo colora, integra, a volte proprio ribalta le stesse parole, e proprio la disciplina è una di queste. Nel coaching gestaltico la disciplina non è qualche cosa da seguire, la disciplina non è un elemento volontario che mettiamo in campo per essere più prestanti, più performanti, più. La disciplina proprio esce da questo panorama dello sforzo. Nel coaching gestaltico questa parola sforzo non esiste, esiste l'intento, esiste la scelta, esiste la possibilità, esiste la consapevolezza del messaggio che mi dà nel seguire o non seguire un percorso. E tuttavia non vuol dire che non facciamo delle cose perché non ci sia cambiamento, anzi, il cambiamento nella gestalt è un cambiamento che non arriva dall'esterno con un protocollo, ma è proprio un cambiamento che arriva dall'interno. Quindi i riflettori si spostano da quello che devo fare a che cosa cambio interiormente perché avvenga qualcosa di diverso fuori. E nella gestalt il lavoro è proprio penetrare le nostre difficoltà per farle parlare, per darle un significato. Se volete, si fa proprio il contrario di andare fuori dalla zona di comfort, come si dice di solito nei programmi di crescita personale, ma è un aderire profondamente alla zona di comfort per esserci così in intimità da farla parlare fino in fondo, perché se c'è, ha un suo sapere, un suo significato. E la trasformazione nella gestalt avviene proprio per vicinanza, per intimità, per comprensione e non per allontanamento. La gestalt è la via dell'integrazione e quindi dell'integrazione delle parti in primo luogo che ci creano problema. Ecco, con questo spostamento di focus da quello che dovrei fare a quello che invece in realtà davvero faccio, in questa adesione consapevole, più profonda, più intima, a questo contatto con quello che invece faccio davvero, come a dargli valore, come a riconoscere che quello che mi viene da fare ha un senso, non è che c'è uno sbaglio, e se uno sbaglio c'è, è uno sbaglio che è lì per portarmi da qualche parte, è un cartello che mi aiuta. Allora, in questo viaggio di intimità, di vicinanza e consapevolezza con quello che c'è, quindi non significa continuare a fare le stesse cose e basta, ma significa entrare dentro le cose che facciamo, farle parlare, farci attraversare, appunto portare questo focus della consapevolezza. Ecco che arrivano dei cambiamenti inaspettati, magari non sono gli stessi cambiamenti che avremmo immaginato all'inizio, e forse è per fortuna, perché questi cambiamenti sono frutto di qualcosa di profondamente nostro, di profondamente autentico, e quindi saranno cambiamenti non mentali e più appaganti. Allora, in questo contesto la parola disciplina prende un contorno e un contenuto diversi. In primo luogo, la disciplina è qualcosa che ha a che fare con un rispetto di tutte le mie parti, quindi una disciplina a non svalorizzare delle parti, a non giudicarle, a non escluderle, proprio la disciplina profonda a darsi valore in tutte le nostre parti. Questa è una disciplina molto più faticosa per certi versi, non in termini di sforzo ma in termini di scelta, che non quella di mettersi a fare un programma
che ne so, svegliarsi tutte le volte alle 5 del mattino per andare a correre. E la disciplina di non svalorizzare niente, di riconoscere il valore, che ogni parte di noi ha un valore, ecco, questa è una scelta non solo potente, ma è una scelta prepotente, perché va proprio a creare un sovvertimento, scusate, interiore. E in secondo luogo la disciplina diventa una sorta di conseguenza, perché in questo cambiamento, questo prepotente interiore di riconoscimento, di consapevolezza e di intimità con le nostre parti, arriveranno dei cambiamenti che magari ci porteranno a fare anche quello che avremmo voluto fare, magari mangiare in maniera più ordinata, magari avere un rapporto col fisico più sano, ma saranno cambiamenti che verranno spontanei, interiori. E quindi magari poi a quel punto seguiamo anche un protocollo che ci dà una sorta di agevolazione, no? A seguire, ma perché c'è stato uno scatto interiore. E quindi potremmo dire che la disciplina nel coaching gestaltico è una conseguenza di una profonda e spietata valorizzazione di tutte le nostre parti, di un'integrazione vera e di una rinuncia a questa scorciatoia dell'escludere delle parti. Un abbraccio da Gaber.